Oggi è 25 aprile 2016, giorno della liberazione, e il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona a Dio loro all'altare della patria questa mattina, presto, per questo 71esimo anniversario della liberazione. Mattarella era accompagnato dal Presidente del Consiglio italiano, Matteo Renzi, dal Presidente del Senato, Piero Grasso, dal Vicepresidente della Camera, Simone Baldelli, anche però dal Ministro della Difesa Roberta Pinotti e dal Presidente della Corte Costituzionale Paolo Grossi. Dopo la deposizione della corona da parte di Mattarella, egli stesso ha passato in rassegna il picchetto d'onore e delle forze armate, schierato ai piedi dell'altare della patria. Al termine della cerimonia, il Presidente volerà in Piemonte, a Varallo, Sesia, in provincia di Vercelli, ove parteciperà al Teatro Civico, alla cerimonia per i 71 anni della liberazione italiana, mentre il Presidente del Consiglio Matteo Renzi andrà ad Hannover per partecipare al vertice informale sul terrorismo e l'immigrazione. Grasso invece andrà nella regione Emilia-Romagna, nella fattispecie concreta a Reggio Emilia, mentre la Presidente della Camera Laura Boldrini, per così dire, si occuperà di partecipare in piazza Matteotti a Genova alle diverse celebrazioni. Grazie, cari utenti, vi ho passato in rassegna tutti gli eventi e tutti i personaggi di spicco della politica, come intendono, per così dire, mettersi e dove intendono recarsi per questo 71esimo anno dalla liberazione dal fascismo di Roma. E non solo. Grazie, utenti, un saluto e a